Dio unisce i puntini. In Isaia 46:10 è scritto: Io annuncio la fine fin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Un giorno un imprenditore chiamò sua moglie per dirle che stava portando un ospite straniero a casa per cena. Con 3 figli a scuola e un bambino in età prescolare a casa, sua moglie aveva un carico di lavoro completo. Ciononostante acconsentì ed il pasto che preparò fu sia delizioso che gentilmente servito. L'ospite straniero, un importante ufficiale di Spagna, trascorse una serata meravigliosa e ringraziò ripetutamente la coppia per l'invito, per avergli offerto del cibo fatto in casa ed una serata nel calore di una famiglia. Un anno dopo, degli amici di questa famiglia andarono in Spagna come missionari, ma la loro attività fu fermata da leggi governative. Quando questo particolare ufficiale spagnolo seppe che i missionari erano amici della coppia che lo avevano ospitato in modo tanto generoso, egli usò la sua influenza per eliminare le restrizioni sul loro lavoro. Come risultato, nacque in quella provincia spagnola una chiesa attiva e in espansione e molte persone si convertirono a Cristo. Perché? Perché una moglie e madre indaffarata fu disposta a mettere un piatto in più sul tavolo della cena per un ospite e quell'ospite si è rivelato essere una connessione del regno. Come un saggio imprenditore, Dio imposta l'obiettivo, poi determina il piano necessario per raggiungerlo. Nella sua parola ci dice: ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è un altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò in effetto tutta la mia volontà. In altre parole, Dio unisce i puntini.